lo sport è stato il mio percorso di vita, è stato il filo conduttore attraverso tutte le esperienze che io ho fatto, da quando ragazzino sognavo di diventare un pilota di Formula 1 alle prime soddisfazioni con i go-kart, poi l'avventura nell'automobilismo, le soddisfazioni, le grandi difficoltà che ho dovuto affrontare. Però ricordo un giorno in cui io tornai da scuola e chiesi a mio padre, avevo 10 anni, papà faceva l'idraulico, dico faceva perché purtroppo oggi non c'è più, però era un uomo che tra le tante cose che poteva lasciarmi mi ha davvero regalato la cosa più preziosa che potesse darmi, che è stata l'educazione, è stato il tempo che magari ha rubato le sue passioni per mettersi lì con me, insegnarmi il come e il perché delle cose. E ricordo che quel giorno, appunto, alla mia domanda, ma io come faccio a diventare un pilota di Formula 1, lui si schierì un po' la voce, cercando di trovare un linguaggio che potesse essere comprensibile a quello del bambino che ero, mi rispose semplicemente che l'unica cosa che io potevo fare era cogliere le opportunità che la vita mi avrebbe regalato, impegnandomi, cercando di utilizzare ogni giornata come una nuova occasione per aggiungere qualche cosina a ciò che io stavo facendo. Quando noi tendiamo a guardare verso un determinato orizzonte perché invidiamo a qualcun altro i risultati che ha ottenuto, molto spesso cadiamo nell'errore più drammatico, cioè ci mettiamo in viaggio soltanto per ambizione. L'ambizione non potrà mai essere sufficientemente forte per guidarci fino appunto a destinazione. È solo la passione che ci può far vivere il percorso con grande piacere, con il desiderio di lavorare, di continuare a farlo, di aspettare il giorno seguente per ricominciare da capo e aggiungere qualche cos'altro. Poi uno dice, vabbè, ma Zanardi, e faccio un salto drammatico da un punto di vista temporale, oggi a 47 anni, cosa c'entra il paraciclismo, l'automobilismo, la televisione, presidente di Fondazione Vodafone Italia? Beh, sono tutte cose che per ragioni diverse mi appassionano tantissimo e che quindi svolgo al meglio delle mie capacità. Quando uno affronta le cose con passione, poi quasi sempre un risultato lo porta a casa. Per me oggi essere presidente di Fondazione Vodafone Italia è una grande occasione per dare il mio contributo e fare in modo che, insomma, il nostro mondo possa diventare un luogo in cui, se qualcuno davvero merita una chance, prima o poi possa trovarla. Dalla istituzione di Fondazione Vodafone Italia nel 2002, la fondazione ha finanziato quasi 400 progetti, ha elargito una quantità enorme di fondi, più di 75 milioni di euro, e ha finanziato dei progetti volti appunto al sostegno dell'impresa sociale, che poi nel corso del tempo hanno prodotto risultati che si traducono in occupazione e magari anche, come posso dire, risorse, nuove risorse prodotte, progetti che hanno cominciato a diventare autosufficienti, nel senso che riuscivano anche economicamente e finanziariamente a sostenersi del tempo, e questi risultati sono stati ottenuti grazie alla tecnologia molto spesso, perché Vodafone, insomma, è abbastanza sinonimo di tecnologia, per cui laddove è possibile noi cerchiamo di incentivare appunto l'applicazione della tecnologia appunto alla risoluzione, alla soluzione dei problemi.